L'idea è sempre pensare gli edifici come oggetto di un sistema più ampio e quindi in questo caso nel progettare un edificio ad elevata sostenibilità quale questo si considerano non solo i temi energetici ma anche quelli che sono gli elementi ambientali e le ricadute sul sistema in senso molto più ampio. In questo caso stiamo parlando di un edificio che è ai margini di una zona molto densamente urbanizzata vicino a quella che era una ex zona industriale, quindi anche qui l'intervento in qualche modo si pone come primo elemento nuovo di rinnovamento di una zona altrimenti ancora non particolarmente evoluta in termini edilizi urbanistici. In questo caso l'edificio ha sostenuto tutto il percorso e il processo di certificazione attraverso il protocollo americano LEED, ha ottenuto il bollino, chiamiamolo il risultato gold, su una scala di certificazione silver, gold e platino, quindi è un elevato grado di sostenibilità. In questo caso appunto si è ragionati su tutti gli elementi che contribuiscono intanto alla sostenibilità energetica dell'edificio, quindi abbassare i consumi, abbassare l'impatto sul contesto in termini di emissioni di gas e di residui carbonati fossili in atmosfera, ma anche attraverso un'attenta gestione del cantiere e anche rivolta a un uso da parte degli utenti molto qualificante, con la possibilità per chi arriva a lavorare in bicicletta per esempio di trovare spazi per una doccia, a cambiarsi e a recarsi al luogo di lavoro in maniera impeccabile, insomma.